Allora, io sono anche contento per il fatto che finalmente una commissione d'inchiesta sul mondo dei partiti sia una parte, perché io ho depositato, firmato da altre persone, nell'aprile del 2013 una proposta di commissione d'inchiesta di camerale al Senato, che è rimasta incagliata per un paio di annetti e poi è stata incardinata in commissione finanze finalmente. Ovviamente nessuno di noi del Movimento 5 Stelle è relatore di questo provvedimento. Incardinata e subito incagliata. Nel senso che appare chiaro che non c'è un interesse ad andare avanti e finché non c'è un interesse ad andare avanti questa cosa potrebbe rimanere lì per molto tempo. Invece in regione è possibile aggirare questa ostruzione che fanno i presidenti di commissione, quindi è possibile portare avanti questa situazione. Ed è importante, come diceva Carlo Silvia precedentemente, la presidenza della commissione d'inchiesta, perché io sono già nella commissione d'inchiesta parlamentare, e i giochi li dirige la presidenza, chi presidenza, e lui che stabilisce quali sono i fenomeni di indagine, quali sono i sopralluoghi da fare, le persone da venire. Se il Presidente non lo fa, praticamente la commissione d'inchiesta diventa una commissione finta, una commissione che fa delle audizioni, sembra che faccia qualcosa, ma nella conclusione non lo fa. Perché è importante fare questa commissione d'inchiesta? È stato già detto, ma vorrei ribadirlo. È importante perché qua è l'intreccio tra la politica e la finanza, come diceva Falcone, bisogna sapere i soldi. E qua i soldi ne sono stati bruciati tantissimi, perché Monte era l'istituto bancario finanziariamente più solido d'Europa per un momento. E questo è stato completamente sbloccato. Io ho tirato giù ma sommariamente dei dati di bilancio giusto per capire l'entità del disastro. Nel 2011 Monte ha perso 4 miliardi e 690 milioni, nel 2012 ha perso 3 miliardi e 168 milioni, nel 2013 ha perso 1 miliardo e 400 milioni, nel 2014 ha perso 5 miliardi e 340. Se noi dividiamo per il numero di dipendenti, in questo quadriennio si sono bruciati 500.000 euro per ogni dipendente. Allora, è chiaro che con la gestione ordinaria dell'istituto finanziario è impossibile realizzare perdite di questo tipo. E anche andare a leggere i bilanci, che sono sempre in carta patinata, tra chi, non si riesce a capire molto come si generano queste perdite, perché bisogna andare a vedere dettaglio per dettaglio. Noi sappiamo, è stato detto, che queste perdite non possono che essere imputabili a strumenti finanziari a leva, i cosiddetti derivati, perché sono gli unici strumenti finanziari il cui degrado, la cui perdita si può protrarre indefinitamente nel tempo e può indefinitamente crescere. Questo è il principio degli strumenti derivati. Possono dare luogo a perdite indefinite. Tant'è vero che uno strumento derivato come Alexandria, che è stato stipulato in tempi con un'ombra sicura, è uno strumento, diciamo, è stato creato come strumento puramente speculativo, nasce su un'obbligazione collaterale a un debito. Praticamente qualcuno aveva un debito, ha fatto un'obbligazione che coprisse questo debito e qualcuno ha fatto da assicuratore verso questa persona e gli ha detto: fai una cosa, il tuo debito lo garantisco io contro il pagamento di un premio, perché a quei tempi sembrava che fosse remunerativo stipulare questo tipo di contratti. E infatti è stato così remunerativo che alcune banche americane hanno perso centinaia di miliardi e le banche italiane hanno deciso di lanciarsi. Questo derivato ha una copertura, un tempo di rientro che è stato spalmato in 30 anni con un accordo tra le parti, cioè con un'ora. Questo dà l'idea di quanto può essere grande l'entità della perdita potenziale se tu decidi o chiedi di spalmarlo in 30 anni. Tra l'altro questo derivato dovrà essere chiuso, come dice la BCE, entro il 26 luglio. Noi stiamo ancora aspettando di sapere se questo derivato sia in effetti stato chiuso. Allora, nel momento in cui tu vedi questo, che è stato creato un intreccio politico che dava il controllo della banca Monte dei Paschi ad una fondazione piena zeppa di soggetti nominati da un'unica entità politica del Partito Democratico, ti rendi conto che non è possibile lasciare la giustizia ordinaria ai puri organismi di garanzia che sono la Consob e la Banca d'Italia il compito di vigilare su questo, perché è l'intreccio quello che va svelato, lo può fare solo una commissione d'inchiesta che può riuscire a unificare tutti i filoni che si aprono. E il filone da seguire è proprio questo. Allora, è stato detto, la Fondazione Monte Paschi esce da 2,5 di controllo del capitale. Perché? È logico. Ad ogni aumento di capitale la Fondazione non aveva i soldi e quindi non poteva fare altro che vendere i suoi diritti di azione. In questo modo la banca, che era fondamentalmente proprietà degli azionisti locali, perché c'erano i piccoli azionisti, c'era la Fondazione della espressione del territorio, è progressivamente stata e gli azionisti hanno anche la frustrazione di dover essere di fronte a un medio come ecco ulteriori soldi per rimanere dentro nella banca o
mollo, lascio e vedo la mia quota azionaria continuamente diventa nel tempo. Quindi noi dobbiamo dare una risposta anche a queste persone. Cioè non è uno spirito di giustizialismo, come direbbe qualcuno, di andare per forza a mettere in croce il Partito Democratico, perché comunque la mano di tutta parte l'ha messa l'uno, l'ha messa nessun altro. Ma è un senso di giustizia, noi dobbiamo una risposta a tutte le persone che hanno perso tutto quello che avevano praticamente in questa banca, perché le azioni sono andate alla trattazione a 3,85, adesso sono quotate 1,20 dopo che hanno fatto un accorpamento 1-10, quindi siamo passati da 3,85 a 12 centesimi, è una perdita di una volta. A queste persone dobbiamo una risposta, e la risposta deve venire da questo. Adesso la sfida è dall'altra parte: se si vuole fare luce e fare pulizia, questo è il momento di farlo. Se non si vorrà fare, sarà una risposta anche questa. Vorrà dire che il Partito Democratico non vorrà metterci le mani adesso. Ma quello che voglio dire è che se non ce ne metterà adesso, questa cosa esploderà dopo, perché noi eravamo all'ultima assemblea quando candidamente l'amministratore delegato, che lascerà il 6 di agosto, Alessandro Profumo, ha detto: abbiamo dei crediti incagliati per un 28 miliardi. Crediti incagliati vuol dire soldi che non riesco a riavere indietro. Allora, quando tu mi vieni a dire che ci sono 28 miliardi che riesci ad avere indietro, la risposta è: fermiamoci tutti e commissariamo. Commissariamo perché non è possibile, il sacrificio che ha sopportato anche hanno sopportato i dipendenti è grandissimo. Voi lo sapete, all'inizio i dipendenti erano 31.500, sono diventati 25.000. Perché? Perché si è cercato di scaricare sui dipendenti il costo di una ristrutturazione che non può essere fatta. Perché in un giorno in cui il derivato va male, si bruciano tanti di quei soldi che bisogna veramente lasciare a casa magari 1.000 o 2.000 persone. Noi stiamo continuamente inseguendo qualche cosa che alla fine esploderà. Allora, o ci fermiamo adesso, oppure questa cosa esploderà dopo. Non è una questione di se, è una questione di quando. E quindi la politica, se ha almeno ancora un minimo di senso di responsabilità, deve dire: fermiamoci adesso, perché il danno potrebbe essere peggio dopo. Grazie Carlo.